Allora, buongiorno, benvenuti e bentrovati a tutti. È il nostro secondo incontro del ciclo L'italiano dei libri di testo. Sono molto contenta che sia qui con noi oggi il professor Mirko Tavoni, professore ordinario di linguistica italiana al Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa, che credo molti di voi conoscano. Non ha bisogno di essere presentato, ma dirò soltanto due cose. Professor Tavoni si è occupato di moltissimi aspetti della storia linguistica italiana, in particolare del 4-500 e in tempi più recenti di Dante. Vi ho portato l'ultimo libro, Qualche idea su Dante. Il quantificatore forse non rende giustizia alla quantità reale di idee contenute in questo libro. Questa è l'ultima cosa pubblicata nel 2016. Ma il motivo che dà occasione all'incontro di oggi è un lavoro del professor Tavoni di sempre con questo uso un po' strano dei quantificatori, qualche anno fa. Cioè questa grammatica per le scuole secondarie di primo grado, che si intitola L'italiano di oggi, educazione linguistica e grammatica, pubblicata nel 1999 e inspiegabilmente, secondo me, fuori commercio da vari anni. La casa editrice Le Monnier l'ha fatta circolare, resa adottabile per qualche anno e poi non so dire esattamente da quando non l'ha resa più disponibile. E come autore di una grammatica per la scuola, il professor Tavoni farà oggi, credo, alcune riflessioni in particolare sulla sua esperienza e più in generale sull'insegnamento della grammatica. E gli lascio immediatamente la parola. Grazie dell'invito e di questa presentazione. Allora, sì, questa grammatica l'ho scritta qualche anno fa, quando ero pieno di entusiasmo e di fiducia nella possibilità che un libro di testo innovativo, insomma studiato al meglio delle possibilità dell'autore, eccetera, potesse esercitare un effetto benefico. E se volessi addurre una scusa all'insuccesso commerciale di questa grammatica, una scusa la posso addurre ed è sostanziosa, cioè la Le Monnier mi ha commissionato questa grammatica affidandomi il preciso e ambizioso obiettivo di fare la concorrenza a Sensini. Ecco. Allora, io ce l'ho messa tutta e appena ho consegnato la grammatica, che suppongo abbia aumentato di qualcosa il valore della casa editrice, Le Monnier è stata venduta alla Mondadori. Ecco. Allora, questo è vero, è una scusa che insomma chiunque non abbia, qualunque autore non abbia avuto successo commerciale, è vero, va in cerca di scuse, la mia scusa è questa. Ecco. Comunque all'epoca avevo, diciamo, profusa molta riflessione e tutta la capacità inventiva di cui ero capace per scrivere una cosa che potesse arrivare agli insegnanti, al maggior numero possibile di insegnanti e essere uno strumento buono nelle loro mani, ecco, per ottenere una
educazione linguistica il più, la più efficace possibile. Ecco. E poi, insomma, per varie... È non posso invece addurre scuse per il fatto che è un lavoro ampio e complesso, anche se credo scritto con una chiarezza difficilmente aumentabile, ma insomma molto ampio e sovradimensionato per le scuole medie inferiori, sovradimensionato per le scuole medie inferiori del 1999, io credo il doppio sovradimensionato rispetto a quelle di oggi. E, comunque sia, diciamo, quella è la mia lontana esperienza. E, parlando oggi di grammatica, poi mi dicono che, insomma, il panorama delle grammatiche sul mercato non è cambiato molto, ecco, da ora, cioè Sensini, che intendiamoci non è male. Non è male dal punto di vista linguistico, didattico, linguistico, eccetera. Non si può dire niente di più che non è male, ma è ottimo sul piano della intuizione di che cos'è il mercato, ottimo, tant'è vero che il suo autore non è un linguista, ma un direttore editoriale con grandissima esperienza di che cosa è il mercato. Comunque Sensini, long, long seller, è ancora sulla breccia, affiancato da altri strumenti che, mi dice Roberta, non sono meglio, e che lo insidiano, ma non sono meglio. Peccato, perché voglio dire, da decenni, La linguistica italiana, eccetera, è in grado di produrre strumenti didattici molto migliori dal punto di vista della veridicità delle cose affermate, della corrispondenza di una descrizione a scopo didattico alla realtà della lingua italiana e migliore dal punto di vista della possibile efficacia per migliorare le prestazioni linguistiche degli studenti. Peccato, insomma, questo incontro fra le potenzialità della disciplina e il mercato non c'è stato, insomma, c'è stato in misura molto limitata. Allora, parlandovi oggi, riprendendo oggi questo argomento e invitandovi a essere molto interattivi, è vero, in questa nostra conversazione, il tempo non manca per esserlo, mi è sembrato opportuno partire dalla lettera dei 600, che è insomma, fare un breve preambolo sulla lettera dei 600 e sulle discussioni che ha innescato. Allora, tutti voi saprete di cosa si tratta. Si tratta di una lettera proposta da un gruppetto che si autonomia Gruppo di Firenze, che non è né di linguisti né di esperti di scuola, ma con una notevole capacità di avere ascolto presso degli opinion leaders, da Massimo Cacciari, Ernesto Galli della Loggia, eccetera, eccetera, per cui, diciamo, il pezzo forte di questa lettera sono le 600 firme, e in particolare prime 50 di queste 600 firme. Il pezzo forte non è il suo contenuto, francamente. Il suo contenuto segnala un problema reale, e cioè che le abilità linguistiche degli studenti che arrivano all'università sono piuttosto nettamente inferiori a quelle di una volta. Poi, diciamo, imprecisata, è vero, la datazione precisa di questo di una volta. E, a proposito della datazione precisa, è vero, del diluvio lamentato,
C'è stato il 68, ci sono stati gli anni 70 in cui c'è stato il boom dell'educazione linguistica democratica, è vero, si è costituito il GISCEL, emanazione della Società di Linguistica Italiana di Tullio De Mauro, gruppo di studio nel campo dell'educazione linguistica, le 10 tesi per l'educazione linguistica democratica, è vero che molti restauratori indicano come il manifesto della demolizione, ecco, della pedagogia grammaticale nella scuola, eccetera. Questo succedeva negli anni 70. Allora, nel 1985 io ho partecipato a un congresso, a un convegno organizzato all'Università di Torino da Gianluigi Beccaria, è vero, noto al grande pubblico come il professor Beccaria di Parola Mia. Questo convegno, 1985, era intitolato, e poi gli atti sono stati pubblicati in un volumetto con questo titolo, Italiano lingua selvaggia. E diceva esattamente le stesse cose che oggi vengono dette con 32 anni di ritardo. Ecco, con 32 anni di ritardo. Quindi, voglio dire, se per 32 anni è andato avanti, ammettendo che sia andato avanti questo degrado progressivo e inarrestabile, non sarà colpa di quello che è successo nel 1970, è vero, sarà una colpa che si distribuisce, è vero, nel corso dei decenni, ecco. Nei quali poi al governo non sono stati pericolosi sovversivi, sono state, diciamo, forze politiche di orientamento vario, ma insomma nessuno dei quali rivoluzionario iconoclasta. Allora, questo manifesto che denuncia che gli studenti universitari non sanno leggere e scrivere, non sfiora neanche quali siano le cause che nel corso dei decenni hanno prodotto e mantenuto questo fenomeno. Non c'è una parola di analisi. Le analisi sociologiche, culturali, antropologiche, eccetera, eccetera, che si possono fare, sono tante, non le sfioriamo nemmeno. Ecco, la ricetta, non ci sono ricette, la ricetta è che loro invitano, chiedono, anzi esigono dal Ministero che dia delle norme cogenti, per cui che dicano i ragazzi devono imparare a leggere e a scrivere, ma le linee guida eccetera lo dicono a iosa, le linee guida del 2012 non dicono mica, è vero, che devono restare ignoranti, anzi dicono che devono sapere moltissime cose, sviluppare moltissime abilità, eccetera, eccetera. Quindi l'invocazione di norme finalmente, è vero, che inducano finalmente a insegnare, si accompagna con l'esistenza di queste norme che esistono già e che sono esattamente quelle di cui loro invocano la rivoluzionaria attivazione. Insomma, tutto ciò lascia il tempo che trova, tutto ciò lascia il tempo che trova, perché queste abilità non vengono sviluppate in misura soddisfacente. Allora, di analisi sociologica non ne faccio nessuna, se non una minima, che nella così varia realtà scolastica italiana ci sono situazioni sociali talmente diverse che a una estremità di situazioni sociali di grave disagio, eccetera,
Cioè, se la scuola dell'obbligo riesce a far sì che i ragazzi non si droghino, non si suicidino, che non si accoltellino l'un l'altro, che non bullismo, eccetera, se riesce a renderli, è vero, pre-cittadini elementarmente civili, più di così obiettivamente non gli si può chiedere, a una estremità del spettro del disagio sociale. All'altra estremità, è vero, perché ci sono scuole in cui non esiste minimamente questo tipo di problematica, all'altra estremità, ecco, all'altra estremità, al ricorrente, è vero, ricorrente discorso che ho sentito fare migliaia di volte da tanti insegnanti, che il tempo non basta per fare, insomma, io reagisco con notevole perplessità, perché 8 ore alla settimana per tutto l'anno, per vabbè, va bene, quello che sia, cioè i ragazzi, non voglio assolutamente entrare nel dettaglio, ma i ragazzi stanno a scuola gran parte della loro giornata, allora che in situazioni non patologiche il risultato alla fine sia quello che spesso vediamo, diciamo, è un pochino un risultato modesto. Ecco, solo per accennare alle due situazioni, agli estremi che io vedo. A questa lettera di non linguisti hanno risposto dei linguisti. Chi ha preso la penna per farlo è una di queste nostre colleghe, Maria Giuseppa Loduca, della Università di Padova, che, come dice, io ho insegnato lingua italiana per 46 anni, prima nella scuola media 3 anni, poi al liceo scientifico 23 anni e poi all'università 20 anni, quindi conosco tutti i segmenti della formazione. Perché un altro tema della lettera dei 600 è di dar la colpa ai segmenti precedenti, a quelli che vengono prima. E allora un tema di questa lettera è, non si può ragionare così, le responsabilità di questo risultato finale, che dobbiamo convenire non è tanto brillante, sono spalmate su tutti gli ordini, compresa l'università. Qui la considerazione più ovvia e banale che si può fare è che quando è stata riformata per la prima volta, sono state riformate per la prima volta la laurea con il governo Berlinguer, eccetera, 3 più 2, eccetera, 3 più 2 uguale a 0, tutti voi conoscete, vero, questo slogan dei detrattori della riforma. Vabbè, quando è stato fatto questo, sull'onda di una intenzione riformatrice, sono stati anche inseriti, e nella consapevolezza dell'importanza del saper leggere e scrivere non solo per i letterati ma per qualunque professionista, sono stati inseriti corsi di scrittura professionale non solo nelle facoltà umanistiche ma anche nelle facoltà tecnico-scientifiche, eccetera, eccetera, che sono appunto state una cosa buona e che sono tutte state soppresse per la continua diminuzione del fondi di finanziamento ordinario delle università. Ecco, per non andare a trovare una causa sociologica sofisticata, per cui ma come mai i ragazzi italiani, è vero, e come mai danno dei risultati che possiamo considerare
poco brillanti per diciamo, restare nella zona molto vicina al centro del buonsenso, forse un paese che investe in istruzione, cultura e ricerca la metà degli altri paesi europei, ecco, forse potrebbe collegare questi, trovare un collegamento fra questi due, non ardito, fra questi due fenomeni. Comunque sia, oggi dobbiamo parlare di grammatica e quindi dopo questa premessa generale che ho fatto per inquadrare il tema della grammatica, voglio dire, nell'attualità e nel mondo in cui viviamo e che voi conoscete meglio di me, passo a parlare di grammatica, ecco, cioè specificamente di grammatica, non di educazione linguistica che è una cosa fatta di moltissime cose, ma di grammatica. Un punto della lettera di Maria Giuseppa Loduca, che io ho firmato, quindi fondamentalmente sono d'accordo con quello che scrive, ma un punto su cui sono molto d'accordo è questo. È questo, dove dice, troppo, dove parla della università come luogo ovviamente in cui si formano gli insegnanti, nelle facoltà, quelle che una volta erano la facoltà di lettere. Troppo spesso i piani di studio non prevedono neppure insegnamenti quali lingua italiana e grammatica italiana. Attenzione, non parlo di storia della lingua italiana, che c'è dappertutto, di linguistica, di sociolinguistica, linguistica che c'è dappertutto, sociolinguistica, filologia romanza, eccetera, men che meno di storia della letteratura italiana, che sono evidentemente altra cosa. Quanto alla didattica dell'italiano, la sua presenza è legata a pochissime realtà fortunate. Però, aggiungo io, secondo me la chiave non è didattica della lingua italiana, perché didattica della lingua italiana è una cosa formativa di carattere culturale in cui si parla di tutto. Il punto, secondo me, sono la totale mancanza di insegnamenti universitari di grammatica italiana. Di grammatica italiana. Allora, essendomi convinto di questo, io personalmente, nel mio piccolo personale, io ho cambiato da moltissimo tempo, praticamente da poco dopo aver scritto questa grammatica, ho cambiato la mia didattica nella triennale. Ecco, nella triennale, appena nato il nuovo corso di laurea in informatica umanistica della nostra università, alla cui configurazione ho contribuito parecchio, c'è linguistica italiana 12 crediti al primo semestre del primo anno, e l'ho tenuta io sempre, e ho fatto grammatica, quindi le matricole del primo semestre del primo anno hanno sempre fatto un corso che fondamentalmente era anche un po' di robe di contorno, ma fondamentalmente era di grammatica hard, diciamo. Ecco, hard ma non tradizionale, perché sennò sarebbe stato sprecato. Quindi io, che sono uno storico della lingua di tutt'altra formazione, interesse di ricerca, cioè ho scritto un libro su Dante, quindi non sono assolutamente un linguista, non faccio ricerca nel campo della linguistica, della grammatica scientifica, eccetera, però me la sono studiata quanto basta per poterne insegnare i rudimenti. E così mi sono convinto, l'esperienza è stata importante perché ci ho lavorato anni per scrivere questa grammatica, quindi l'esperienza fatta per trovare la formula che mi sembrava più giusta per questo libro scolastico, più l'esperienza fatta molti anni insegnando grammatica, diciamo scientifica, ai primi livelli dell'università, e tutto ciò mi ha convinto che un elemento molto importante per migliorare, è vero, per migliorare, sarebbe appunto che gli insegnanti si formassero studiando grammatica scientifica in dosi non omeopatiche all'università.
uno. E che chi la insegna, è vero, non la prendesse sotto gamba, cosa mi tocca di fare, ma ci mettesse il meglio di sé e scegliesse modelli teorici che stiano in piedi, ecco, che stiano in piedi, ecco. Allora, io per tutti questi anni adotto sempre questa, perché forse ora è uscito qualcun altro libro che la può sostituire, ma insomma questo, Salvi e Vanelli, sono due linguisti di impronta generativista, sono fra i principali autori della grande grammatica italiana di consultazione di Renzi, Salvi, Cardinaletti, eccetera, quei volumoni verdi che occupano 30 centimetri di scaffale. Ecco, questo è un riassunto in funzione didattica di quei concetti, di quelle informazioni lì. Allora, nello scrivere la grande grammatica italiana di consultazione, con gesto intellettuale nobilissimo, questi linguisti, che sono evidentemente appassionati di questioni teoriche, ecco, ma hanno messo in secondo piano la loro passione per la ricerca teorica e hanno voluto produrre una grammatica in consultazione, ecco, che serva per il grande pubblico, ecco, grande pubblico. Quindi hanno ridotto al minimo i tecnicismi, eccetera, ma non hanno potuto ridurli a zero, perché ci sono delle differenze di concetti fondamentali che non possono e non devono essere soppressi, se no ecco, quindi loro hanno fatto questo già nella opera fondamentale, a maggior ragione lo hanno rifatto in questa sua declinazione didattica, eccetera, ecco. Allora io credo che, ecco, se tutti gli insegnanti avessero familiarità con questo, cosa che non si può fare in incontri di aggiornamento, eccetera. Bisogna farla studiando queste cose almeno per un anno. Ecco, cosa che va fatta all'università, considerando che questa sia una competenza fondamentale. Altre possono essere accessorie, ma se uno insegna educazione linguistica nella scuola media inferiore, prendiamo questo, ma anche nel biennio uguale, bisogna che del suo bagaglio facciano parte queste queste. Cosa c'è che non va? Non si vede il computer, non lo possiamo mandare lì quando manda le cose. Comunque per adesso non l'ho usato. Allora, volevo darvi qualche idea di fondo del perché, a mio giudizio, adottare questo modello può essere molto, molto produttivo. Che possa essere molto produttivo in situazioni sociali molto difficili, non oso dirlo, ma niente può essere, cioè, niente di minimamente sofisticato, cioè, ecco, ma in situazioni è molto più, può fare appello alla personalità di ragazzi in formazione. Perché? Perché l'approccio fondamentale, come sapete bene, di questo tipo di grammatica non è di descrivere la norma come una realtà estrinseca, ma di cercare di capire, questo è lo scopo della ricerca grammaticale scientifica, cercare di capire come funziona la mente dei parlanti tale che sia capace di produrre e di interpretare tutte e soltanto le frasi reali di una lingua. Quindi questo meraviglioso facoltà intellettuale, ecco, questa meravigliosa facoltà intellettuale che già Dante nel De Vulgari Eloquentia
è vero, esaltava come la somma facoltà dell'anima razionale dell'uomo che lo apparenta agli angeli e lo distingue dai brutti, e aveva colto perfettamente nel segno. Allora diciamo che i linguisti di impronta generativista in senso molto lato sono molto in linea con questa idea, appunto, che nella nostra mente è funzionante a nostra insaputa un meraviglioso tesoro. Ecco. Allora, se passiamo al rapporto educativo, a me sembra che fare con i ragazzi delle attività di riflessione sulla lingua, a partire dal loro possesso, dalla loro capacità innata di usare la lingua, sia anzitutto un'attività che potrebbe produrgli una grande autostima. Una grande autostima. Cioè, ragazzi, vi rendete conto di che meravigliosa capacità di elaborazione, di calcolo, direbbe, vero, un algoritmista, eccetera, c'è nella vostra mente senza che lo sappiate. Questo dovrebbe generare un senso di scoperta e di autostima, insomma, e di autostima, secondo me, molto positiva, per cui anche nelle situazioni, anzi forse anzitutto nelle situazioni ambientali in cui i ragazzi non vivono nessun senso di autostima, questo potrebbe essere un aiuto. E poi sul piano del potenziamento delle loro abilità linguistiche, è a partire da questo che si possono potenziare. È a partire da questo che si possono potenziare. Le famose linee guida, eccetera, che non mancano, lo dicono. Dicono che bisogna partire, come sapete meglio di me, che bisogna partire dalla competenza di partenza dei ragazzi farli riflettere, quindi fare tutta un'attività di riflessione metalinguistica al fine di rendere questa capacità più consapevole, più matura, eccetera. Appunto, io non ho da aggiungere niente, questa è una cosa giustissima. Il legislatore, diciamo così, nel fare questo penso che abbia in mente anzitutto il fatto che così facendo si arriva dall'interno a una sempre migliore padronanza della norma. Questo pure è giustissimo, arrivare a una migliore padronanza della norma. Ma secondo me c'è di più. Cioè si arriva non solo a una migliore padronanza della norma e quindi delle proprie prestazioni linguistiche, orali e scritte, ma si arriva a una capacità di introspezione che va al di là della facoltà del linguaggio. Si arriva a una capacità di introspezione che è ancora più educativa, perché va ai fondamentali del modo di pensare, ecco, del modo di pensare. Allora, il vieto slogan che facendo latino si impara a ragionare, io lo rivaluto. Anzitutto perché nella mia esperienza con i ragazzi dell'università ho constatato che la maggior parte non sanno praticamente niente di grammatica, la maggior parte. Quelli che sanno abbastanza grammatica si identificano con quelli che hanno fatto latino. Cioè sembra che nell'ordinamento scolastico, il che non è affatto una necessità logica, è vero, cioè, si può sviluppare una consapevolezza e una conoscenza grammaticale a partire dalla riflessione su qualunque lingua, adesso almeno diciamo su qualunque lingua di cultura, quindi uno può fare benissimo sull'italiano, può fare sull'inglese, eccetera, eccetera.
ma nella pratica della scuola italiana io ho constatato, insomma, statisticamente che una sufficiente dose di grammatica la si fa soltanto quando c'è l'occasione di studiare latino. Ecco, per cui confrontando le strutture del... Prego. Sì. Nella nostra scuola, una scuola media, da qualche anno, ormai 6-7 anni, vero? Sì. Chiedo anche alle colleghe che lavorano con me. Per un'intuizione di un'altra collega che non è presente, abbiamo iniziato a proporre ai ragazzi di seconda media il laboratorio di latino, ma come rinforzo alla grammatica italiana. Ragionando nei dipartimenti nostri, proviamo, perché non l'abbiamo letto da nessuna parte questa cosa, è stata un'intuizione e vedo che funziona. Ormai sono 6 anni che facciamo questo, chiamiamolo, progetto. È un modo di lavorare diverso. Cioè, dopo Natale, quando i ragazzi, cioè più o meno, abbiamo cominciato a individuare il soggetto, cioè il predicato, il soggetto e così, cioè le prime nozioni, cominciamo a fare questo laboratorio. E nel corso degli anni i risultati ci sono stati, ma soprattutto perché hanno capito come il caso latino non è altro che il complemento e viceversa, non sempre chiaramente, lo facciamo a livello non di liceo, a livello di scuola media, però i risultati ci sono stati. Sì, sì. Io volevo, infatti, cioè oggi sono contenta, infatti, perché il professore ci ha dato un po' la conferma, certo, di quello che... Certo, però voglio anche aggiungere, ecco, che questo slogan lo rivaluto per la ragione che vi ho detto, ma è vero, aggiungo che qualunque riflessione sull'italiano, sull'inglese, sul francese, eccetera, ha le stesse identiche potenzialità, ma bisogna che la riflessione ci sia e sia fatta con concetti con concetti veritieri, perché la tradizione grammaticale è piena di parti obsolete che dicono che le cose stanno in un modo mentre stanno in un altro ed è complessivamente non molto illuminante, non molto penetrante, mentre dotarsi di concetti che sono alla portata di tutti naturalmente, ma richiedono un certo studio per essere padroneggiati, come tutto. Se uno insegna biologia, è vero, dovrà studiare, è vero, cioè sarebbe impensabile che si facesse biologia come si faceva prima della scoperta del DNA. Ecco, questo è impensabile, mentre invece fare grammatica come prima della scoperta del DNA è normale. E chi vuole introdurre qualche discorso sul DNA viene considerato bizzarro. Ecco, no, è così, è così. Quindi la riflessione grammaticale, la riflessione specificamente grammaticale sulle strutture della lingua italiana, secondo me hanno insegnano a ragionare, cioè non solo insegnano la norma corretta dell'italiano standard, ma insegnano a ragionare, perché costituiscono uno sguardo introspettivo a come noi elaboriamo, come noi pensiamo, elaboriamo e interpretiamo le frasi, che è un esercizio di grandissimo fascino se uno ci entra dentro.
essendo il concetto di fascino opposto, è vero, proprio al polo opposto della pedanteria grammaticale. Ecco. E, se avessimo... se avessimo tempo ve lo vorrei un pochino esemplificare questa cosa, però insomma quali sono alcuni di questi concetti di cui non si può fare a meno? Sono quei concetti che fanno riflettere appunto sul meccanismo del linguaggio. Allora, Fasano vi parlerà di due di questi meccanismi fondamentali, che sono le deissi e l'aspetto. E, l'azione verbale è una cosa di cui non si parla mai, cioè che i verbi indicano delle azioni nel senso più lato della parola, quindi non solo delle azioni dinamiche, ma anche esistere a un tipo di azione, è vero? Quindi i verbi significano azioni in modi diversi che si rapportano diversamente con la temporalità, eccetera, eccetera. Per cui è anche molto istruttivo scoprire come, perché certi verbi sono compatibili o non compatibili con certe espressioni di tempo. Ecco, riflettere su queste cose. Molto maieutico, vedere le interferenze fra l'aspetto verbale e l'azione verbale, vedere tutto il mondo della deissi, tutto il mondo della deissi. Praticamente nessuno studente universitario a cui faccio l'esame, dopo che gli ho spiegato queste cose per 3 mesi, 6 ore alla settimana, quindi anche io posso dire il tempo non basta per fargli capire le cose, ecco. Allora, praticamente nessuno all'esame sa rispondere cosa significa la parola io. Io. Cosa significa io? Mi guardano, come dire, cioè mi vuole scherzare? No, le ripeto la domanda, ma via, io il soggetto, ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Cioè, allora, per dire quanto c'è da seppellire all'interno della più elementare competenza nativa di ciascuno e di seppellire questa quanto gli apre la mente, quindi deissi, aspetto, azione verbale. Una cosa prettamente attinente all'analisi sintattica è che è assolutamente impossibile spiegare la sintassi senza ricorrere al concetto di sintagma, ecco, cosa che la grammatica tradizionale non fa, ma è completamente impossibile. Quindi diciamo il combinato disposto dell'analisi del periodo tradizionale e dell'analisi logica tradizionale no, è meglio di niente, cioè, adesso non esageriamo. È meglio di niente, ma insomma ci sono amplissimi margini di miglioramento. Ecco, amplissimi margini di miglioramento. Che non sono tanto lontani, cioè la nozione di sintagma, il fatto che esistono delle sequenze di parole che sono il sintagma nominale, il sintagma verbale, il sintagma preposizionale, eccetera, che si comportano come unità. È una cosa assolutamente rivelatrice, cioè quando lo vedono è talmente evidente che quando lo vedono dice ah, adesso ho capito. E la struttura delle frasi, tanto delle frasi semplici come delle frasi complesse. Un altro vantaggio è che si abbatte la barriera fra sintassi della frase complessa e sintassi della frase semplice, cioè qualunque frase. Qualunque frase si analizza nello stesso modo, si analizza in costituenti. I costituenti possono essere o sintagmi,
se non c'è dentro un verbo, o proposizioni se c'è dentro un verbo. E la analisi sintattica non è divisa in due strati, uno che sta sotto uno, l'analisi logica, e uno che sta sopra l'analisi del periodo, che stanno separati. Cioè che prima un periodo va analizzato nelle sue nelle proposizioni che lo compongono, e poi le proposizioni che lo compongono vanno analizzate in termini di analisi logica. Perché se si fa così si perde completamente la struttura dell'insieme, mentre è facile dargli la struttura dell'insieme. Per farlo bisogna aver studiato un po' prima, ecco, bisogna aver studiato un po' prima, ma i risultati sono notevoli. C'è un però continua a non vedersi il. Allora, ve lo dico a parole. Allora, però c'è un piccolo software in rete che vi raccomando per i suoi usi didattici, che trovate digitando su Google la parola magica Iron Creek, cioè Iron Ferro, C-R-E-E-K, Iron Creek. Vi viene fuori una pagina nella quale, dove c'è una casella dentro la quale potete scrivere delle frasi, ecco. Potete, poi dopo averle scritte potete fare l'analisi sintattica di queste frasi mettendoci le parentesi etichettate, che è il modo comune come si fa, è vero, questo qui, insomma, frase, sintagma nominale, sintagma verbale, eccetera, eccetera. E questo software è puramente formale, quindi purché ci mettiate le parentesi quadre che siano coerenti dove si aprono, ci potete mettere qualunque etichetta, non è che c'è un controllo di qualità linguistico, è solo un modo per segmentare le cose. Allora, quindi, uso elementare per bambini di questa cosa. Allora, una vecchia legge la regola, vero, questo famosissimo esempio di frase ambigua che può voler dire che c'è una norma antica che regola questa cosa qua. Una vecchia legge la regola, oppure può essere una donna anziana, una vecchia che legge verbo, complemento oggetto, la regola. Va bene, questa cosa banalissima la potete far vedere con questo softwareino, perché scrivete una vecchia legge la regola e poi lo segmentate, in un caso dicendo che una vecchia è il sintagma nominale, legge la regola è il sintagma verbale, o viceversa, che una vecchia legge è il sintagma nominale, la regola è il sintagma verbale, e va bene. Questo. Dopo che avete fatto le parentesi quadre, cliccate e lui produce l'albero. È molto carino, è molto carino. E questa è la sua applicazione base, cioè per far vedere differenze fondamentali nella struttura di una frase semplicissima. Allora, io con gli studenti lo uso alla fine, dopo che gli ho spiegato il più possibile tutta la sintassi, nelle ultime lezioni dico, vabbè, prendiamo un testo autentico, un articolo del giornale uscito il giorno prima, e facciamo questa cosa su frasi complicatissime, e su frasi complicatissime come sono quelle che scrivono i giornalisti, che in grandissima misura non corrispondono alla struttura soggetto, verbo, predicato, eccetera, eccetera. Ci sono moltissime frasi nominali, c'è moltissima sintassi franta,
C'è questo fenomeno della sintassi franta, per cui avete visto, c'è scrive una frase, che può essere una frase semplice, una frase con le sue subordinate, eccetera, punto. E la frase successiva altro non è che una subordinata isolata da un punto fermo, poi punto, un'altra subordinata che si riattacca. Quindi, a questo proposito, tornando alla discussione sulla lettera dei 600, c'è un divertente articolo di Claudio Sgroi, se lo cercate su Google vi viene fuori, intitolato L'ingratitudine di Ernesto Galli della Loggia. Perché Ernesto Galli della Loggia ha scritto una delle cose meno alte, diciamo, di questo dibattito, dicendo che la colpa, una buona parte della colpa di questo degrado era di Tullio De Mauro, che è morto un mese fa, insomma. Vabbè. Allora, Claudio Sgroi ha scritto un articolo L'ingratitudine, prendendo il testo di Ernesto Galli della Loggia, è vero, che invoca la restaurazione della grammatica contro la disgregazione della grammatica di cui è colpa De Mauro, e lo ha analizzato tutto mostrando che è un testo assolutamente neo-standard, pieno di costruzioni censurate dalla grammatica di cui lui invoca la restaurazione. Questa cosa divertente, perché non se ne accorge, la gente non sa cos'è, crede che quello sia italiano standard. È italiano neo standard, quindi va bene così, ma non c'è la consapevolezza che è il risultato di una trasformazione nel tempo che qualcuno potrebbe imparentare, è vero, al peggioramento intervenuto. Vabbè, chiusa la parentesi, comunque. Questo articolo che ho analizzato con gli studenti all'indomani del risultato del referendum, è vero, perché facevo lezioni nel primo semestre, quindi il 10 dicembre così erano le ultime lezioni. Allora, ho preso l'editoriale di Molinari sulla stampa, ve lo farei vedere se volete nel seguito. Ve lo faccio vedere, è un monumento alla sintassi franta, cioè una frase di 5 righe, a proposito che bisogna scrivere frasi brevi, una frase di 5 righe più complessissima, punto. Una subordinata, poi la frase successiva è una ulteriore subordinata a quella lì, punto. La frase successiva è una ulteriore subordinata alla precedente. Allora, come si analizza? Questi sono testi autentici, cioè dobbiamo capire la struttura. Non è che sono testi malandati, prodotti da un sottoproletario, e sono testi di giornalisti che scrivono da giornalisti, cioè che scrivono bene, cioè se non scrivono bene, voglio dire, insomma. Non si può dire che sia italiano scadente, è italiano di oggi, è italiano di oggi. Allora, gli strumenti dell'analisi del periodo e dell'analisi logica, è vero, fanno cioè muovo 2 passi e poi non so più come andare avanti, mentre con questa con i sintagmi eccetera si analizza tutto e si capisce la struttura di tutto. Anche questo, secondo me, è molto educativo, è un esercizio che risulta difficile agli studenti universitari, i più volenterosi di loro, io gli ho detto, vabbè, esercitatevi da soli. Allora, su 100, 2 lo hanno fatto, carini, e mi hanno mandato, noi l'avremmo fatta così, cosa dice? Da paura, cioè completamente incapaci, quindi mi metto dalla vostra parte, gli ho parlato per 6 ore alla settimana per 3 mesi e
Però hanno imparato molto, ma non al punto da saper fare l'analisi sintattica di un articolo di giornale, che non è da premio Nobel, eh? Cioè dovrebbe essere un'abilità cresciuta a partire dalle scuole medie inferiori, maturata successivamente, ecco. E invece si vede il gap che hanno dietro, ecco. Ma siccome ho parlato più di 45 minuti, mi fermo qui. Poi, se nella discussione eccetera le volete vedere queste cose, ve le faccio vedere. Grazie. Grazie, no, stai qui Mirko. Grazie moltissimo Mirko Tavoni, che ha toccato punti centrali del nostro discorso e molti. Volevo chiedere se avete domande, considerazioni, se no una la faccio io. Per esempio sulla, sì certo, anche i miei studenti che hanno riflettuto sul latino si muovono meglio nella comprensione del testo. Io ho provato a chiedermi perché. E mi sono data due risposte. Non ditemi liceo classico, che è la risposta secondo me sbagliata. Uno è che il confronto interlinguistico aiuta. Cioè, è verissimo che la riflessione metalinguistica si fa benissimo su una sola lingua, tanto più sulla lingua materna. Ma il confronto interlinguistico, quindi mettendo, diciamo, ricavando induttivamente le osservazioni sulla lingua, partendo dal confronto tra più lingue, aiuta. Io trovo che scalato nella realtà poi della scuola può essere un motivo per valorizzare anche chi possiede di suo due lingue materne. E ci sono tanti ragazzini che, se presi, diciamo, sul solo italiano, certo che hanno un rendimento inferiore dei rispetto ai madrelingua, ma facendoli esercitare invece e valorizzando la loro innata attitudine in quanto ragazzini bilingui al confronto tra le strutture linguistiche, rivelano delle capacità che i madrelingua monolingue non hanno. Senza dubbio. Quindi, secondo me, appunto, certo che la pratica sul latino aiuta, ma perché, se ci pensate, la pratica sul latino è sempre una pratica contrastiva. Non c'è mai il latino da solo, c'è sempre il confronto imposto dalla traduzione, dalla... il secondo motivo, la seconda spiegazione che mi do a perché siano più bravi quelli che hanno fatto il latino, non sta nel latino, non sta neanche nel confronto interlinguistico, ma sta nel fatto che abbiano continuato a riflettere sulla lingua per i 5 anni delle scuole superiori. Perché lo sapete meglio di me che in tante scuole superiori, passato il biennio, di lingua non si parla più, anche quando se ne potrebbe parlare, perché la letteratura, facendo letteratura italiana, quella potrebbe essere un'occasione ottima per continuare a esercitare le capacità linguistiche, di analisi, di riflessione. I tempi, da una parte i tempi della scuola, dall'altra forse anche una certa tradizione di insegnamento isola la letteratura rispetto alla lingua. E invece a me, quindi quelli che hanno, diciamo, poi arrivano all'università più consapevoli della lingua, non è tanto perché hanno fatto latino, è perché hanno riflettuto sulla lingua in anni cruciali preuniversitari. Quello che io mi sento rispondere quando i miei studenti universitari non riconoscono una relativa da un'oggettiva, mi dicono, ma queste sono cose delle medie. E dico, ma sono cose delle medie, ma tanto più le devi sapere al secondo o al terzo anno d'università. Ma in mezzo non le abbiamo fatte, al liceo non le ho fatte. Allora,
c'è anche un problema di manutenzione della consapevolezza e dell'abitudine a riflettere sulla lingua. Che non andrebbe abbandonata. Capisco che questo discorso non possa essere rivolto a molti di voi, perché soprattutto qui abbiamo un pubblico di insegnanti delle secondarie di primo grado del biennio, di quelle di secondo grado, però spesso, per quello che ho capito della scuola, ora invece c'è il ciclo unico nelle secondarie di secondo grado, quindi uno stesso insegnante fa 5 anni, quindi se ora nel biennio poi si ritroverà nel triennio. Ecco, io invito tutti questi a non separare le due cose. La letteratura, proprio perché sono testi veri, come i testi giornalistici, proprio perché sono testi veri, permettono di riflettere non soltanto in modo, diciamo, prefabbricato dalla manualistica grammaticale, che tende naturalmente ad appianare le difficoltà della lingua reale. Proprio perché sono testi veri, offrono tanti, tanti strumenti, modi, occasioni per continuare questa riflessione sulla lingua che alle medie si fa, perché la realtà poi è anche che di grammatica se ne fa tanta alle medie. Non viene manutenuta da una parte, non viene... come si diceva già la volta nell'incontro scorso, forse si dà un'eccessiva importanza all'analisi logica, perdendo di vista la testualità nel suo complesso e quindi quell'insieme di meccanismi che fanno funzionare un testo e non lo parcellizzano, insegnano pochi concetti, perché quello della struttura argomentale del verbo è un concetto semplice, se ci si pensa, e una volta messo a fuoco quel concetto lì, lo si applica alla frase semplice, alle strutture complesse, al testo. Quindi queste sono le mie riflessioni. Quindi latino come parola magica non ci credo, cioè credo invece al confronto interlinguistico e alla manutenzione di queste attitudini alla riflessione linguistica per tutto il percorso di studio, università compresa. Io chiedo l'analisi del periodo all'esame, perché lo devono sapere. Dunque, una seconda considerazione. Parliamo tanto di riflessione metalinguistica. È difficile da fare, perché è vero che è stimolantissima, è vero che quando riescono a capire che c'è una differenza tra io sono andata, io ho gioito, io sono sempre... Perché l'intransitivo una volta c'ha avere e non ha la concordanza col participio, perché una volta essere ha la concordanza col participio, gli si disvela un mondo. È incredibile vedere come... quindi certo l'autostima... capiscono le cose, capiscono che ce la possono fare a capire da soli e cose così. Però va guidata, è difficile far fare riflessione metalinguistica. Io infatti, appunto, concretamente questa è la domanda, come si stimola la riflessione metalinguistica? Nel senso che io lo faccio un po' alla buona. Faccio esempi finti di quelli tipo da grammatica, per ridurre all'osso il problema. Cerco di far vedere la struttura astratta di quella cosa lì, di fargliela riconoscere. Fin lì va tutto bene. Il difficile è quando poi pretendo che dai testi reali loro ricavino la stessa struttura astratta. Cioè, e per me la difficoltà, quella che trovo con i miei studenti, è proprio quella. Il modello, diciamo, singolo, con l'esempio puro, quello prefabbricato da me, è chiaro. Posso anche spingermi a dire che hanno capito il modello e hanno capito il meccanismo. Diventa tutto molto più difficile, e lì mi piacerebbe che qualcuno mi insegnasse delle tecniche, come fare, se esistono, se qualcuno lo sa, perché poi questi modelli, che loro pure hanno capito su degli esempi, siano in grado di trasferirli
all'analisi dei testi o reali o più complessi o tutte e due le cose. Quindi questi sono i miei temi di riflessione. E non ho una risposta. Cioè, non ho una risposta banale, bisogna tutti fare del nostro meglio, cioè, cioè ognuno di noi ha competenze limitate, bisogna dedicare energia a potenziare le nostre proprie competenze e più le potenziamo più diventeremo capaci di fare bene questo tipo di esercizi e innescando un circolo virtuoso, ecco. Poi, quando nel mio caso, per essere molto personale, quando io gli spiego delle cose di cui, vi ripeto, non sono specialista, ecco, capita spesso di arrivare a un punto in cui non so qualcosa, in cui non so qualcosa. Questo è normale ed è una spinta per imparare cose nuove, ecco. Una volta ero arrivato a un punto in cui ero in dubbio se andava poi fare l'analisi sintattica di testi reali ti apre continui dubbi, e uno di questi dubbi l'ho confessato in classe, dice: ragazzi, io non lo so, ora cercherò di documentarmi, ecco. E poi, avendo delle amicizie, è vero, si può documentare nel modo migliore, cioè ho mandato una mail a Giampaolo Salvi, gli dico come faccio una domanda proprio da profano, eccetera eccetera. Risposta: domanda molto impegnativa, dico, ah. Perché anche al loro livello, è vero? Quindi, insomma, se uno si mette di buona volontà impegnandosi, il modo di migliorare se stessi e migliorare la classe viene progressivamente fuori, ecco. Ora, visto che abbiamo parlato della grammatica Salvi Vannelli, parlerò anche allora della grammatica Ferrari Zampese, che è uscita recentemente, forse ne parlerà. Feltrinelli non aveva questa mattina, se no mi sarei Si chiama, dunque, Angela Ferrari Luciano Zampese, è uscita da Carocci, grammatica, parole, frasi, testi dell'italiano. Io la trovo molto interessante. Loro non sono generativisti, loro invece di formazione sono dei cosiddetti testualisti, cioè le varie famiglie della linguistica. Loro partono dalla visione complessiva del testo, quindi non partono dai singoli mattoncini o dai meccanismi, diciamo così, universali, parlano dallo studiare le configurazioni complessive dei testi. In qualche modo partono dal grande per arrivare al piccolo. La terminologia, anche loro ci vanno cauti con la terminologia, cioè quando lo fanno anche Salvi e Vannelli, fino a che è possibile cercano di usare la terminologia tradizionale. Perché naturalmente anche questo è inutile nasconderselo, è un problema nel raccordare la formazione di coloro che hanno studiato scoperta del DNA, mi ci metto anch'io, e i filoni più nuovi della ricerca linguistica, che spesso ci sono delle barriere non tanto concettuali, perché poi le cose, i concetti possono anche essere gli stessi, possono assomigliarsi a meno naturalmente di qualcosa, però spesso la barriera è solo terminologica, che le diverse scuole di pensiero vogliono etichettare in modo diverso gli stessi fenomeni. E questo oggettivamente può essere un problema per chi si trova dopo, sempre per usare la stessa metafora, dopo la scoperta del DNA, a rinnovare e aggiornare la propria formazione.
gli autori più avvertiti di grammatica ci stanno attenti e quindi usano nuove terminologie solo dove è veramente indispensabile e spiegandole. Poi, per esempio, non hanno nessun pudore Ferrari e Zampese a usare la parola complementi, se veramente si tratta di complementi circostanziali. Spiegano prima che ci sono gli argomenti necessari alla realizzazione della struttura argomentale del verbo e usano tranquillamente una parola come complementi per dire tutto il resto, cosa che Salvi e Vanelli non fanno. Per dire, lo dico anche per me e per noi, insomma, anche da parte nostra, facendo queste operazioni spesso bisogna tenere presente alla necessità di raccordare la vecchia terminologia con la nuova. Comunque, altre grammatiche recentemente uscite non le ricordo in questo momento, quindi possiamo dire di aver fatto equanimamente pubblicità a tutti. Ecco, non è che ci siamo dimenticati altri, almeno spero di no e credo di no. Avete interventi, considerazioni? Allora facciamo la pausa per il caffè e poi ci rivediamo fra un 15-20 minuti. Possiamo cominciare con la seconda parte, quella dedicata al laboratorio. Cominciamo allora con il laboratorio tenuto oggi da Jacopo Fasano dell'Istituto Comprensivo di Camigliano, in provincia di Lucca, che ringrazio naturalmente di essere qui anche quest'anno. Dunque, io per prima cosa avevo bisogno di far passare questi fogli che mi serviranno dopo per una breve dimostrazione. Purtroppo sono meno di voi, perché vi farò vedere la quantità standard di 40. Io credo uno di averlo distrutto 79, e devo aggiungere che viste le ristrettezze di bilancio poi vi chiederei anche di restituirmeli, perché la stampa di questi foglietti a toner non è una cosa indifferente. Poi li useremo dopo, li faccio passare, distribuiteveli più che potete, perché è interessante vedere che poi la cosa funziona anche su una aula di queste dimensioni. Questo. Allora, buonasera a tutti. Io avrei intenzione, poi bisogna vedere il tempo, ma insomma nel mio progetto sarebbe vorrei partire da alcune riflessioni generali centrate sul problema di come stimolare nei ragazzi l'interesse per la lingua, la riflessione linguistica. Arriverei a concentrarmi, come aveva un po' anticipato il professor Taboni, sul problema della deissi e in particolare sul problema della deissi temporale, perché è una delle grandi difficoltà con cui mi scontro nell'ottenere miglioramenti nella scrittura. Vorrei poi farvi questa piccola dimostrazione pratica di uno strumento digitale che si può usare in classe, che ha insomma dei grandi vantaggi, come vi farò vedere, e poi, ammesso che il tempo basti, vorrei dire anche qualcosa sul problema dell'aspetto verbale. Il punto di partenza è un breve racconto, un'esperienza anche recente. Ho avuto un po' la follia di sottoporre ai ragazzi una verifica sul modello Invalsi sul 5 maggio, era meglio se non lo facevo, però sono venute fuori alcune cose interessanti che appunto mi sembra un buon punto di partenza, e in particolare questi due versi facili, che io ho isolato come un periodo, e gli ho chiesto anche di utilizzare le competenze linguistiche
di analisi del periodo che avevano per decifrarlo, gli errori sono abbastanza significativi di qual è, secondo me, il problema di fondo. L'errore più frequente è che hanno sbagliato il soggetto e, ribaltando completamente il significato della frase, non si fermano di fronte al, come dire, al fatto così un po' ridicolo di Napoleone che resta zitto vedendo Manzoni, il concetto di Ubimayr. Però ecco, questo è un errore molto frequente. L'altro interessante, qui per dire la grammatica da sola non soccorre in questo punto qui, cioè si può anche leggere come lui soggetto e il mio genio complemento oggetto, e bisogna avere una capacità di capire il contesto in cui questi due versi sono inseriti, che ovviamente gli avevo dato. L'altro errore secondo me è più interessante ed è questo folgorante, perché qualcuno lo ha interpretato come un participio presente e lo ha proposto come una subordinata relativa. E anche qui il problema è che non arrivano a cogliere il passaggio successivo, cioè che da un punto di vista lessicale dire che questo è un participio presente significa che c'è Napoleone in piedi sul trono che scaglia folgori, che è anche questa un'immagine piuttosto grottesca. Però secondo me c'è un'intelligenza in un errore di questo tipo, cioè c'è lo sforzo comunque di sviluppare una riflessione e non fermarsi all'aspetto formale. E secondo me il problema è proprio questo, cioè di recuperare la dimensione testuale dell'insegnamento di grammatica che facciamo. Anch'io poi mi ero un po' preparato sulla lettera del Seicento, devo dire che questo titolo, la lettera del Seicento, è pressoché irresistibile, perché ovviamente richiama la carica dei 600 di Balaclava, che tra parentesi è finita in tragedia, sono morti tutti, erano un pochino più di 600, è uno degli episodi della guerra di Crimea, ma insomma quando è stata presentata come la lettera del Seicento, il primo pensiero è stato quello. Io non ho intenzione ovviamente di pronunciarmi sulla validità di questa cosa, semplicemente notare il fatto che lo schema che viene proposto come rimedio, questo della moltiplicazione dei test, è in realtà uno schema che già è abbastanza adottato, cioè esistono già i test nazionali, questi test invalsi, la cui come dire, frequenza è un po' diminuita perché è sparito quello della prima media, ma che già hanno anche qual è un limite, cioè quello di indurre un insegnamento della grammatica che è finalizzato a fare il test invalsi, non a migliorare le proprie competenze linguistiche. E il modello del test a crocette è un modello che ha certamente una facilità d'uso, una spendibilità immediata, ma anche degli evidenti limiti proprio nella possibilità di verificare, come dire, una competenza che vada al di là del nozionismo immediato. Io ho in mente che nell'ultima verifica invalsi, quella dell'esame dell'anno scorso, c'era una parte sulla funzione logica del che pronome relativo, che era, insomma, secondo me era molto nozionistica come richiesta, non proponeva una vera e propria riflessione sulla lingua, quando invece la funzione logica del pronome relativo è un punto di partenza per una riflessione linguistica interessante e che può avere anche degli sviluppi piuttosto ampi. E allora mi sono chiesto cosa un insegnante può ragionevolmente sostenere, quindi anche consapevole di un ruolo che non è quello del grande esperto di questioni linguistiche, ragionevolmente sostenere. Allora, la prima cosa che mi viene da dire, che secondo me è doveroso dire perché il professor Tavoni l'ha taciuta questa cosa, insomma, nella mia esperienza universitaria c'è stato all'epoca del dottorato di ricerca anche la partecipazione a un corso pilota in didattica dell'italiano scritto e professionale che era stato messo in piedi proprio dal professor Tavoni, forse non solo da lui, ma io me lo ricordo come l'attore principale, e si parla di un po' più di 15 anni fa, corso pilota che aveva portato alla formazione di un gruppo di persone alle quali poi erano stati affidati dei laboratori di didattica della scrittura all'interno dell'università, e aveva anche avuto degli sviluppi più ampi, perché poi sembra che come dire, la competenza linguistica dello studente universitario sia l'unico problema, ma in realtà la competenza linguistica del burocrate che lavora per quello che lavora per i ministeri è un bel problema, anche perché lì la cosa ha, come dire, delle ricadute sulla vita di tutti noi che sono piuttosto consistenti, e lo studente universitario al limite fa danno a se stesso in quel momento in cui è studente universitario e non sa
produrre un testo argomentativo degno di questo nome. Già all'epoca si facevano degli esempi di circolari interne, io mi ricordo proprio circolari interne delle poste del Veneto, mi sembra, che avevano letteralmente paralizzato l'attività degli uffici postali perché non si capiva che cosa bisognava fare. Questo per dire che davvero il problema è noto da tempo e davvero c'è stato chi, come il professor Traboni e altri dell'Università di Pisa, a questo problema hanno da tempo cercato di dare risposte che poi sono andate, come dire, un po' perse, sia perché le persone crescono, cambiano, eccetera, sia perché sono venuti un po' meno i finanziamenti, come ci veniva detto poco fa. Secondo problema è, d'accordo, bisogna seguire matematica, secondo me, però questo insomma lo dico un po' sottovoce, secondo me ne insegniamo troppa, non troppo poca, ma il problema è quale grammatica, perché anche qui da, come dire, da desideroso di formazione che va a giro per i corsi di aggiornamento, io ne ho sentite di tutti i tipi. L'anno scorso sono stato a una cosa del Gischel di Bologna, dove c'era un docente universitario che ha partecipato alla stesura delle indicazioni nazionali per le scuole superiori, che usava anche formule piuttosto crude a proposito della possibilità di buttare via in blocco l'analisi logica. E allora cosa, cioè, insegno più grammatica, però l'analisi logica no. Nella mia esperienza personale, quel poco che faccio di grammatica delle valenze è assolutamente intuitiva, e la cosa è proprio recepita come una cosa intuitiva da ragazzi, perché lo sentono se manca un'informazione. L'argomento nucleare, quando manca, produce una domanda immediata, perché c'è il bisogno di un completamento del significato del verbo. E quindi in realtà questo qui è un approccio che è immediato, ma dopodiché adottare la didattica della grammatica valenziale come unica didattica presenta un doppio problema. Primo, che io ho studiato prima dell'invenzione della scoperta del DNA e avrei bisogno di una formazione, cioè voglio dire studio da solo, ma di lì a sentirmi sicuro di quello che vado a insegnare ne passa, e la responsabilità io la sento moltissimo nei confronti di quello che vado a raccontare in classe. Secondo, si crea una, come dire, una discontinuità nella continuità scolastica, che poi bisogna vedere che esiti ha, perché mando via dalla scuola media qualcuno che ha un approccio magari anche più moderno, più adeguato al funzionamento della lingua, ma al quale poi magari vengono chieste competenze che sono quelle sulle quali ho studiato io e sulle quali ci siamo formati in tanti. Terzo aspetto, che secondo me però non è secondario, ora qui so di andare a toccare una questione che da un punto di vista della linguistica appartiene più all'impianto cognitivista che a quello generativista, però non voglio arrivare a questo livello qui, voglio semplicemente dire che nella mia esperienza, come nell'esperienza penso di tutti quanti, la competenza grammaticale è una sorta di competenza di secondo livello, cioè prima imparano a parlare e a scrivere e via via che maturano una competenza linguistica riescono anche a riflettere su quello che fanno, magari riescono a riconoscere delle strutture ricorrenti in quello che fanno e quindi a sviluppare un pensiero di tipo grammaticale. Quindi l'idea che l'insegnamento della grammatica sia funzionale all'insegnamento della comprensione o della produzione del testo è un'idea valida, ma bisogna vedere da che punto in poi, e ovviamente la risposta non sarà secondo me dai 10 anni in su, ma dipenderà dal livello linguistico che è via via raggiunto. Fino a un certo punto la competenza grammaticale rischia di essere completamente astratta dalla competenza linguistica, e secondo me queste sono questioni sulle quali è bene riflettere. Altre riflessioni? Beh, uno dei problemi con i quali mi scontro io, per cui appunto prima ho azzardato di dire che secondo me ne insegniamo anche troppa di grammatica, è che in realtà la grammatica che insegniamo è una tassonomia. Cioè ha uno scopo classificatorio principalmente, e quando si entra nella logica della tassonomia si sa quando si parte, ma quando ci si ferma non è mica tanto chiaro. Oltre al fatto che molto spesso, per problemi anche proprio come dire, di formazione del sistema grammaticale che insegniamo, ci sono delle incertezze, e nella mia esperienza i ragazzi che magari sono distrattissimi nella maggior parte dei casi, appena viene fuori un'incertezza lì scatta l'attenzione
accorgono immediatamente, come anche ci sono delle notevoli incongruenze. Ci sono sia proprio nel sistema che insegniamo, sia poi nei manuali che adottiamo. Io per esempio ho un manuale, ma non è l'unico che fa questa cosa qui, che sostiene che il verbo essere non è da considerare copula quando anche ha il significato di appartenere. Per cui viene fuori questa situazione paradossale e assolutamente non spiegabile a dei ragazzi un pochino vigili. Non sto contestando la verità di questa cosa, perché non dubito che si possa argomentare anche questa cosa qui. Però spiegare a dei ragazzi di seconda media che un conto è dire il libro è suo e questo è un predicato nominale, un conto è dire il libro è di Luigi e questo non è un predicato nominale, diventa una roba che sinceramente, ma perché? Ma dov'è la differenza? Perché nel secondo caso quella è non è copula? Perché? E come questo altre cose, cioè sempre nella mia grammatica si spiega che il verbo può essere soggetto, quindi quando si parla del soggetto si spiega che il soggetto può essere un nome oppure anche un verbo, e poi si spiega che quando il soggetto è costituito da una proposizione si parla di subordinata soggettiva, il che implica, a logica, e i ragazzi te lo chiedono immediatamente, che il singolo verbo non è una proposizione, il verbo da solo no. E anche questo, voglio dire, secondo me è insomma, non tanto corretta questa cosa qui, ma non è questo il problema, è difficile spiegarla questa cosa, non si riesce ad insegnare, io non cerco nemmeno di insegnarla, a dire la verità. Quindi c'è un problema di e poi facciamo ancora il caso dei complementi di moto dal luogo, complemento di allontanamento, il complemento di separazione, ci sono una serie di complementi nelle grammatiche che i ragazzi ti chiedono, ma perché non lo facciamo il complemento di colpa, il complemento di pena, eccetera. Appunto, la tassonomia che non finisce più, volendo possiamo inventare un'infinità, e tutti fra l'altro sufficientemente argomentati da sembrare validi, però il problema di nuovo è a che serve questa cosa qui? Perché dobbiamo andare ad insegnare una tassonomia che non finisce più? L'altro caso, anche questo è questa posizione da giovane, io ho avuto la fortuna di avere un gruppettino di alunne piuttosto attente alle questioni che appena uscite dalla scuola media l'anno dopo sono venute a trovarmi, ho detto siete venute a trovarmi? No, siamo venute a chiedere una cosa ed era che avevano litigato con l'insegnante di scuola superiore su che cosa è da giovane. Perché le grammatiche insegnano che è una posizione, però questa posizione non torna tanto con la definizione di apposizione, perché c'è questo da che qualcosina disturba. E che gli ho detto la mia, poi ho interpellato, io ho amicizie meno altolocate, però insomma anch'io ho qualche amicizia alla quale rivolgermi, e ho chiesto, e la conclusione che credo la più valida è che si tratterebbe di questo da giovane, sarebbe un predicativo non argomentale. Quindi tutt'altro che una posizione. Anche qui però il problema è perché devi trascinare degli alunni in un problema di questo tipo qui, se poi fra l'altro magari non sei nemmeno in grado di sostenere una discussione approfondita su questa cosa qui. E qui viene fuori la prospettiva nella quale ho cercato di muovermi, cioè cercare di ragionare su cosa può essere una grammatica che è utile insegnare. E la prima cosa, io credo che sia utile insegnare, poi per disobbedire c'è tempo, ma insegnare una grammatica che sia in qualche modo fortemente regolativa. Poi dopo tutte le differenze si vedono, ma questo è già un fatto di competenza linguistica avanzata. Faccio un esempio che c'entra poco, ma insomma, attualmente sto provando, risultati ancora da valutare, ma mi sembrano interessanti, sto provando in una seconda a obbligare, cioè a pretendere, a considerare, a dirgli guardate che lo considero valido, il periodo massimo di 3 preposizioni, con l'indicazione che ogni volta che fanno queste 3 preposizioni, 2 preposizioni, 1 preposizione, devono poi scrivermi accanto se hanno messo tutti gli argomenti nucleari che il verbo richiede, se hanno messo degli argomenti circostanziali e quali operazioni hanno fatto, no? Allora, questo è ovviamente iperregolativo perché poi nessuno scrive per forza massimo 3 preposizioni, perché poi quando dovrò insegnare Boccaccio insomma le 3 preposizioni ho paura che non bastino per spiegare un periodo di Boccaccio, eccetera. Però in realtà quello che vedo è che i ragazzi si sentono più sicuri su quello che stanno facendo.
e uno degli scopi è quello di indurre a senso di identità. E la possibilità passa anche per una fase intermedia che è magari di semplificazione. Non è corretto insegnare questa cosa, ma non è nemmeno sbagliata questa cosa qui, perché non è che insegno cose false. E poi dopo vedremo come si può sviluppare il discorso. Altra esperienza, ve lo dicevo, la grammatica valenziale ha un che di immediato, di immediatamente, intuitivamente comprensibile per i ragazzi che io... con la grammatica tradizionale non riscontro. E poi il problema di fondo, che secondo me è raffigurato plasticamente dal fatto che un conto è nella scuola media l'antologia, un conto è il libro di grammatica, come se fossero due cose completamente separate. E siccome è esperienza credo comune che i ragazzi tendono a considerare le discipline come cose incomunicanti tra di loro, e poi il massimo della comunicazione tra le discipline sono i collegamenti dell'esame, questa parolina magica, no? Quando uno prova a dirgli guarda che tu sei una persona sola, quello che sai sei tu, e quindi non è che devi fare collegamenti, ma devi raccontare le cose che sai e magari dimostrare di saperle utilizzare tutte quante. Ecco, l'idea che i manuali siano due, che un conto è il manuale di grammatica, un conto è l'antologia, e che quindi la grammatica in qualche modo non c'entra niente con la parte che stiamo facendo di antologia, io la trovo fuorviante, la trovo proprio di per sé una cosa che mina a fondo l'utilità dell'insegnamento di grammatica. C'è da dire che le grammatiche più recenti un pochino lavorano su questo, tant'è vero che c'è una parte che si sovrappone nettamente, che però è quella che riguarda la produzione scritta, non tanto la comprensione. A parte il fatto che adesso ci sono i test invalsi e tutte le grammatiche, tutte le antologie si stanno dotando di modelli di test invalsi, anche i libri di storia. Quindi invalsi dappertutto, vai con le crocette dappertutto e via. Allora, secondo me, se vogliamo stimolare la riflessione linguistica, va recuperato questo rapporto diretto con i problemi di lingua che hanno, cioè i problemi di comprensione di un testo, che è testo orale, testo scritto, e che sono giganteschi, perché a me capita sempre più di frequente di notare che non capiscono le consegne che gli vengono date. E ricevo lamentele dall'insegnante di matematica che, ligio a questa idea della separatezza delle discipline, mi viene a dire che io non gli ho insegnato a capire le consegne di matematica, e quando producono il testo, se gli dici scusa ma ti sei chiesto qual è il soggetto, sembra una cosa come il soggetto, ma il soggetto è analisi logica, cosa c'entra con la scrittura. Ovviamente adesso sto un po' esagerando le questioni, però recuperare l'idea che la riflessione linguistica è strettamente collegata a queste altre due attività nelle quali sono impegnate, secondo me è il grande problema col quale abbiamo a confrontarci. Perché l'idea di provare a ragionare sulla deissi. Allora, queste sono frasi pescate un po' qua e un po' là. Il pover'uomo non riusciva più a sentire, perde il suo lavoro da pilota perché non sente più le coordinate che gli venivano comunicate. Luigi rientrò in casa e scoprì che il cane era scappato un'ora fa, questo è un errore frequentissimo. Riuscì a scappare dal castello e decise di non tornare mai più qui. Andai in bagno per sciacquarmi la faccia ed è riapparsa la voce, ma stavolta dice usa l'acqua fredda. E qui sono tutti problemi di deissi, cioè di riferimento alla dimensione extralinguistica, al contesto. Questo l'ho messo più che altro per citare una delle due fonti, anch'io mi sono servito delle due grammatiche di cui hanno parlato prima il professor Tavoni e la professoressa Cella. Devo dire, questa mi è più facile, questa risponde a dubbi un pochino più complessi. Almeno questa è la mia esperienza. Poi prima c'era il professor Tavoni che mi chiedeva: quindi tu sei esperto di queste cose, vero? E un pochino di sfiducia nei confronti. No, non sono esperto di queste cose, ovviamente le studio, e le studio in un modo molto pragmatico, cioè quando mi serve vado a vedere, quando ho dei dubbi vado a vedere, e quando decido di provare nuove strade vado a vedere, ma non ho fatto uno studio sistematico. Io devo dire un po' l'esigenza di
una formazione che mi aggiorni dal punto di vista delle competenze linguistiche che devo insegnare, l'avverto, insegno da 16 anni i corsi di formazione che riguardano direttamente la disciplina, le discipline che insegno sono stati pochissimi. Io ho fatto tantissimi corsi di formazione su IDSA, sulle nuove metodologie didattiche, didattica inclusiva, eccetera, ma di letteratura italiana nemmeno sono fermo a quello che studio io, diciamo, e di grammatica e di come dire, riflessione metalinguistica poco. Sono per questo molto grato a questo corso di aggiornamento dei lincei. Quindi cos'è la deissi? Qualunque fenomeno linguistico per cui determinate espressioni in una lingua richiedono per essere interpretate la conoscenza di particolari coordinate contestuali, che sono l'identità dei partecipanti all'atto comunicativo e la loro collocazione spazio temporale. E questo è, come dire, un approccio, perché è interessante il fatto che permette di superare le categorie, cioè la deissi non è semplicemente affidata, che so io, al pronome o al verbo, ma è un fenomeno che accomuna parti del discorso diverse tra di loro e permette di introdurre un altro passaggio, che è il fatto che la competenza grammaticale non è separata dalla competenza lessicale, dalla competenza semantica, dalla pragmatica. Appunto, l'invito a considerare come si comporta la lingua nel loro uso è un aspetto fondamentale, e che insegnarla come competenza a parte è un modo di falsificarla, di renderla appunto astratta e quindi di toglierle il senso che invece potrebbe avere nella... Io ci credo profondamente all'idea che la riflessione linguistica abbia un fascino, io lo sento fortissimo, mi piace moltissimo ragionare di... però ci sono arrivato anche tardi, e probabilmente ci sono arrivato tardi perché sono passato attraverso una formazione scolastica che questa cosa qui non è che me l'abbia trasmessa in modo sufficientemente chiaro per i miei bisogni. La riflessione sulla deissi, proprio per questa natura che dicevo, secondo me non può essere progettata come una unità di apprendimento. Dedico 10 ore alla deissi, faccio la verifica finale, prima verifico i prerequisiti e via. Deve essere un'attività, ma delle attività che riguardano la lingua devono essere di questo tipo qui, che prende spunto da tutte le occasioni che ho nel corso dei 3 anni che ho a disposizione con i ragazzi per richiamare l'attenzione sul fatto che ci sono dei comportamenti linguistici che esulano dalle categorie che insegno e che anzi accomunano categorie diverse. E è proprio lì la cosa interessante, il fatto che è una prospettiva che stimola la riflessione su come si comporta la lingua, ed è possibile pensare a esercizi che partono direttamente dal comportamento della lingua e invitano i ragazzi a ragionare, a cercare di formalizzare in modo autonomo questo comportamento della lingua. E quindi appunto l'obiettivo poi finale di questa cosa qui è proprio quello di stimolare l'autostima dei ragazzi, che secondo me è uno dei problemi fondamentali. Cioè io ho tanto l'impressione che il disinteresse generale sia anche prodotto del senso di impotenza, di impossibilità più che di impotenza, che secondo me deriva dal fatto che molto di diciamo, è molto separato dalle loro esigenze quotidiane di vita, di relazione, è sempre più un qualcosa di avulso dalla loro esistenza. E qui c'è poi un problema di fondo che secondo me, io non l'ho capito di certo, ma secondo me sfugge ai più, che è il problema del perché, in particolare la scuola media, ma diciamo la scuola in generale, non ottiene risultati proporzionali per quello che lavora, perché insomma lavoriamo tanto, questo io penso che lo si possa dire senza tema di smentita. Allora, accessi facili alla deissi, ci sono alcune occasioni linguistiche che permettono di introdurre l'argomento deissi in modo molto immediato, perché esistono delle espressioni che sono di per sé deittiche, non è in alcun modo possibile trasformarle in espressioni anaforiche, referenziali. Il caso sono i pronomi personali di prima e seconda persona. In nessun modo è possibile identificare un nome che questi pronomi sostituiscono, e questo li si può far notare abbastanza facilmente, ragazzi, cioè fare delle frasi in cui c'è un pronome di terza persona che ha
l'antecedente e il primo uomo in prima persona questo antecedente non ce l'ha. E poi si possono anche creare dei trucchi, perché poi insomma c'è anche la costruzione testuale che permette in qualche modo di risolvere attraverso meccanismi un po' diversi, la coreferenzialità, ma insomma introduco un discorso diretto con l'io e prima ci metto chi è che pronuncia quel discorso, però quell'io non si riferisce al nome che anticipa il discorso diretto. Quindi una frase tipo credimi, io lo so, immaginate di trovarla su un foglietto, dico ai ragazzi chi è che deve credere, chi sono io e che cosa so? E sono tutte risposte che mancano, non è possibile. Quindi questo introduce alla necessità di avere una conoscenza di contesto per capire il messaggio linguistico. Esempi simili sono legati alla deissi spaziale, ci sono degli avverbi che sono di nuovo intrinsecamente deittici, non tornerò mai più qui dove, se non conosco il contesto al quale faccio riferimento, tipo io ho avuto un'esperienza un po' buffa ad Harlem, non riuscivo a venire via da Harlem, ho preso varie volte la metropolitana per venire via da Harlem e alla fine ero sempre ad Harlem e mi sembrava di essere in un film e credo di averla pronunciata la frase non tornerò mai più qui quando finalmente sono riuscito a venire via da Harlem, però ecco, sapendo che ero ad Harlem lo si capiva quel qui. E poi i dimostrativi questo e quello, anche questi sono intrinsecamente deittici. Questo lo insegniamo normalmente in realtà, ma nelle grammatiche non è esplicitato il fatto che è un problema di deissi, no? La posizione relativa a chi enuncia. E allora un primo esercizio che si può fare per avvicinare i ragazzi alla questione della deissi è proprio una specie di gioco, l'ho chiamato il messaggio nella bottiglia, raccogliere una serie di messaggi, alcuni dei quali presuppongono per essere capiti una conoscenza del contesto e altri che invece sono indipendenti dalla conoscenza del contesto, farli ripescare a caso e a gruppettini farli ragionare su quali sono le differenze, perché qualcosa non è comprensibile e qualcosa sì, perché questo fa parte davvero della loro competenza linguistica. Magari arrivano a formalizzare in un modo che non è quello che poi si trova sui libri. Però una qualche formalizzazione sono in grado di farla perché quella lingua la parlano. Quella lingua la usano e sono perfettamente in grado di sentire che ci sono delle domande che vengono spontanee a completamento di determinati messaggi che da soli non sono comprensibili. E quindi si può stimolare una discussione, un tentativo di formalizzazione di queste differenze. Qui metto degli esempi, sono qui, venitemi a salvare, proprio il tipico messaggio della bottiglia, è una frase del genere, il naufrago non si salva. Altra cosa è se il naufrago è su un'isola deserta e lo scrive sulla sabbia mettendo una freccia, una croce e ci si piazza sopra, allora magari un messaggio del genere diventa comprensibile. Ma il messaggio sorvolando l'isola di Pasqua il signor Rossi ha segnalato la presenza di un naufrago che chiedeva aiuto, questo non richiede nessuna conoscenza di contesto, è pienamente comprensibile, appunto non è un messaggio deittico. Mi presteresti il tuo libro? Quale? Luigi ha chiesto a Mario di prestargli il libro, quale, chi sei tu, chi sono io, eccetera. Luigi ha chiesto a Mario, qui diventa comprensibile. Di nuovo la modalità di lavoro secondo me è proprio quella a piccoli gruppi, perché a piccoli gruppi ragionano, sono in grado e poi magari si crea anche una sorta di competizione tra i gruppi su chi formalizza meglio, chi formalizza prima, eccetera. E poi c'è anche un altro elemento che molto spesso le nostre classi sono, almeno per quanto riguarda la lingua madre, plurilingue, e questo permette anche un confronto immediato tra formazioni culturali diverse, tra formazioni linguistiche diverse. Secondo esercizio invece è proprio quello di andare un pochino più in profondità sugli errori, per esempio errori nell'uso degli avverbi e di aggettivi, locuzioni relative alla deissi temporale. Io l'ho detto, mi sono concentrato sulla deissi temporale perché è poi quella che più direttamente ha a che fare con la questione del verbo e secondo me il verbo deve avere nell'insegnamento la centralità che ha nella nostra lingua, non solo dal punto di vista delle valenze, ma perché porta il significato della frase quasi per intero, insomma, e quindi lì bisogna abituare i ragazzi a ragionarci in modo più sistematico, quindi deissi temporale, perché poi vedete si arriva proprio alla deissi affidata al verbo, e diamo frasi corrette, frasi sbagliate, li proponiamo il problema di formulare
delle spiegazioni sul perché quelle corrette sono corrette, sul perché soprattutto quelle sbagliate sono sbagliate, e magari cerchiamo di introdurre il concetto di centro deittico, perché poi la questione di fondo che ai ragazzi sfugge è che quando si fa riferimento a un contesto, questo contesto è in relazione con qualcosa che invece ha a che fare con l'atto linguistico, che è appunto nel caso della deissi personale colui che pronuncia il messaggio, l'io a cui faceva riferimento il professore. Nel caso della deissi spaziale ci deve essere un punto di riferimento rispetto al quale si colloca nello spazio, e nel caso della deissi temporale il punto, il centro deittico è il momento dell'enunciazione, che è cosa sembra detta così, sembra immediata, ma farlo capire ai ragazzi che il messaggio presuppone un momento dell'enunciazione che è diverso dal contenuto, dal momento riferito nel contenuto del messaggio. Questa è una cosa un po' meno immediata, e secondo me l'approccio, appunto la prospettiva della deissi consente di chiarirlo in modo più utile per i ragazzi. E quindi, diciamo, sarebbe interessante arrivare a favorire la consapevolezza nei ragazzi che esistono delle espressioni che di per sé sono deittiche, e che quindi usare le quali presuppone un'attenzione a questo problema. Esistono delle espressioni che sono di per sé anaforiche, ed esistono delle espressioni che invece, a seconda del tipo di enunciato, saranno deittiche o anaforiche. E qui facevo appunto di nuovo un esempio di cosa può essere un testo in cui ci sono degli errori su cui riflettere. Questo me lo sono inventato, me lo sono inventato ieri sera, per cui mi scuso della non eccelsa qualità. Luigi uscì di casa furioso perché il televisore che aveva comprato una settimana fa non funzionava, si recò dal venditore il quale gli promise che avrebbe provveduto a sostituire il dispositivo in garanzia. La settimana prossima Luigi non aveva ancora ricevuto notizie, per cui decise che domani sarebbe andato a protestare. È ovvio che fa prossima e domani qui non sono correttamente utilizzate. Spingere i ragazzi a spiegare perché non va bene, perché che non vanno bene lo avvertono, soprattutto quando il testo glielo proponi. Se lo scrivono loro lo avvertono meno, ma probabilmente lì c'è anche proprio una questione di componente emotiva, di investimento emotivo nell'atto della scrittura. Stanno attenti a, che so io, l'ortografia, perché poi molto dipende dall'ultimo input che gli hai dato, no? Nella scrittura, se nel dare, quando faccio il tema, nel dare la consegna gli dico: allora mi raccomando, fate attenzione, non voglio gli errori di ortografia. Magari non ci sono gli errori di ortografia, ma il resto magari è più sbagliato del solito, e questi sono anche aspetti che, insomma, l'esperienza insegna a tenere presente. Quindi di nuovo è importantissimo farli lavorare a piccoli gruppi, farli sentire che è un'attività di tipo laboratoriale, e poi ci sarà un momento unitario in cui un rappresentante per gruppo sarà chiamato a parlare delle proprie riflessioni. In questo le lavagne elettroniche sono molto utili, perché insomma sono abbastanza grandi, sono degli strumenti adatti per vari motivi, insomma. E arriviamo al verbo. Annunciavo che il centro deittico è il tempo dell'enunciazione. Diciamo che la struttura temporale si può articolare genericamente in passato, presente, futuro, e questo passato, presente e futuro è appunto definito in relazione a un centro deittico, che è il momento dell'enunciazione, non il contenuto dell'enunciato. E passato prevede un'anteriorità, il futuro è una posteriorità, sul presente è un pochino più complicata la cosa, perché diciamo che ha una prossimità col momento dell'enunciazione, può essere una contemporaneità, però il presente lo usiamo in tanti modi che i ragazzi, nel momento in cui si lavora su queste cose qui, tirano immediatamente fuori. E poi esiste anche un valore, come dire, assoluto del presente. Per esempio, quando l'insegnante di matematica ragiona di matematica, 2 più 2 fa 4, non è relativamente al momento dell'enunciazione, ma è sempre così. E quindi e questo i ragazzi lo sanno, e magari anche lì può essere un momento in cui si rendono conto che anche a matematica usano l'italiano, e non è una scoperta di poco conto. E quindi qui io direi che un buon esercizio è proprio quello di farli lavorare sulla visualizzazione grafica di questo sistema dei tempi. Può essere la linea del tempo. In realtà, devo dire la verità, avevo più in mente un esercizio che facevo quando facevo teatro, che era un esercizio sulle emozioni. Si trattava di dividere la stanza in tre spazi, ogni spazio corrispondeva a un'emozione diversa, e tu, muovendoti dagli spazi agli spazi, dovevi cambiare l'emozione che trasmettevi. Secondo me una restituzione grafica utile è quella di fare
dividere, di creare una specie di pentagramma, un trigramma, in cui chi annota, cioè qualcuno che parla, ci deve essere una discussione in corso, insomma ci deve essere una fonte da cui prendere, ma qualcuno che segue questa cosa annota, i verbi che sono usati al passato, li mette nello spazio dedicato al passato e viene fuori una specie di curva che può aiutare a visualizzare degli eventuali errori, perché si creano delle incongruenze piuttosto evidenti, può aiutare a visualizzare una regolarità nell'uso dei tempi verbali. Poi ovviamente questo è molto affidato anche alla disponibilità a collaborare dei ragazzi. Certamente la cosa più semplice è quella di usare la linea del tempo. Tra l'altro vi segnalo, esistono dei siti internet che permettono di fare delle linee del tempo bellissime, questo vale anche per storia, ma insomma anche per l'italiano. Uno per esempio si chiama Timeline.js, che è una cosa che ha a che fare con i giornali americani, ce ne sono di più semplici, eccetera, però insomma si può fare anche graficamente con l'uso del digitale, si può fare molto da questo punto di vista. Però ecco, fargli prendere coscienza che quando usano un tempo verbale, questo tempo verbale rimanda a un tempo reale, che è relativo appunto al momento dell'enunciazione. Il passaggio successivo è quello che porta qui ho messo una citazione per svelare appunto la seconda fonte di cui mi uso, no? Che porta proprio invece al sistema dei tempi verbali. L'esito finale poi è ovviamente la consecutio temporum, perché un grosso problema è quello del raccordo dei tempi verbali all'interno della frase. Però diciamo che un passaggio immediato è la riflessione, un passaggio intermedio è la riflessione sul fatto che sì, presente, passato, futuro, ma al passato ci sono diversi tipi di passato che hanno una capacità diversa tra di loro. Ci sono dei passati che sono intrinsecamente deittici e ci sono dei passati invece che hanno una componente, diciamo, anaforica, che è legata al fatto che identifica un secondo riferimento nel tempo oltre a quello della enunciazione. Il trapassato, che presuppone un'azione al passato rispetto alla quale quella è ancora più passata. O lo stesso vale per il futuro. Il futuro anteriore è un futuro, quindi posteriorità rispetto al momento dell'enunciazione, ma anteriorità rispetto a un altro evento futuro che in qualche modo deve essere definito, perché se no, salvo che appunto con una competenza linguistica piuttosto avanzata, ma diciamo per i livelli di una classe di scuola media, usare un trapassato da solo è sbagliare la frase, usare un futuro anteriore da solo è sbagliare la frase, c'è poco da fare. E quindi appunto il passaggio successivo è sempre con l'idea del grafico, abituarli a considerare che i diversi tempi, uno si ferma all'indicativo perché poi questa cosa è vera principalmente per l'indicativo, l'uso dei diversi tempi presuppone una collocazione diversa e presuppone l'identificazione di un centro deittico, che è il tempo dell'enunciazione, e poi anche altri eventi di riferimento rispetto ai quali si definisce una ulteriore posteriorità, una ulteriore anteriorità. E anche questo è un esercizio che li abitua a riflettere sul fatto che un conto è studiare la tassonomia dei verbi, abituarsi a dire voce verbo tale dei tali, prima coniugazione in modo tale dei tali, eccetera, eccetera. Un conto è rendersi conto che questa classificazione ha delle ricadute molto importanti sul lato linguistico e su come parlano. E che sbagliare la classificazione è un errore, secondo me, abbastanza perdonabile. Sbagliare l'uso del verbo, qui invece nasce il problema vero e proprio, che poi ci si trascina fino all'università e non è un problema facilmente risolvibile. Di nuovo, a me quello che interessa è stimolare la percezione che la competenza grammaticale presuppone una competenza semantica, lessicale, e che è interessante riflettere su questi diversi livelli contemporaneamente. Prima il professor Tavoni diceva ci sono degli approcci che permettono di superare la differenza tra analisi logica e analisi del periodo, che sia una differenza puramente scolastica. Io credo che lo sperimentiamo tutti quanti ogni volta che, per esempio, considera una subordinata oggettiva la subordinata a una reggente che ha un complemento oggetto, perché tutti quanti andiamo immediatamente a fargli notare che il complemento oggetto c'è ed è difficile che ci sia una subordinata in presenza di un complemento oggetto, e quindi, come dire, questa barriera tra le due analisi la superiamo in continuazione. E però lo insegniamo addirittura proprio attraverso una divisione per anni, no? In seconda si fa
l'analisi logica, in terza si fa l'analisi del periodo, e quando fai una domanda di analisi logica, i ragazzi che poi vanno dalla professoressa Cella a dirle sono cose da terza media, a me dicono cose da seconda media, perché se oso, scusa, chiedere un complemento oggetto, di nuovo anche qui è buffo, se lo chiami oggetto diretto e poi chiami complemento di termine oggetto indiretto, gli riesce più chiaro, io non lo so perché, ma la mia esperienza è questa, che se gli dici allora ragionate sul verbo e ditemi quali sono gli elementi necessari alla comprensione del verbo, al pieno dispiegamento del significato del verbo, e gli dici guardate questo lo chiamiamo soggetto, questo lo chiamiamo oggetto diretto e questo oggetto indiretto, lì vanno tranquilli, riconosce un complemento di termine può essere invece un'operazione piuttosto complicata, comunque che si fa in modo molto meccanico con la domandina canonica, liberarsi della quale è affare piuttosto complicato. Non basta far notare che chi, che cosa, sono domande che hanno come risposta anche il soggetto. Questo, tant'è vero che appunto lui, folgorante in solio, vide il mio genio e tacque, lui chi, complemento oggetto, o lui chi, soggetto, genio chi, e andiamo avanti di questo passo. Allora, qui poi riporto alcune indicazioni che possono essere facilmente introdotte nella classe. Il fatto, per esempio, che il trapassato esprime una doppia anteriorità, che il futuro anteriore esprime sì posteriorità, ma anche anteriorità rispetto al momento ad altro riferimento del futuro. Vabbè, tutte cose alle quali ho già accennato. E qui per me poi ci sto provando, io credo che il problema vero sia che poi la quotidianità nella scuola prende il sopravvento e la fase della progettazione che è burocraticamente relegata agli impegni di inizio anno, di avvio dell'anno scolastico, sarebbe meglio che non fosse troppo burocraticamente legata a quella fase lì, ma tende a sparire a un certo punto, e l'idea che ci si possa ritrovare per progettare nel corso dell'anno è un'idea che è molto affidata alla buona volontà, e in certi periodi dell'anno è oggettivamente difficile trovare lo spazio, però sarebbe molto interessante lavorare in una prospettiva interlinguistica. In fin dei conti tutte le nostre classi fanno una doppia lingua o fanno una lingua singola potenziata, che forse è ancora meglio dal punto di vista, però ecco, semplicemente notare che noi abbiamo due futuri, il francese ce ne ha tre, e spingere i ragazzi a riflettere sul perché ci sono tre futuri e questo terzo futuro in più, cosa aggiunge rispetto al nostro sistema dei tempi verbali, perché appunto c'è una componente deittica, no, in questo sistema dei tempi verbali, quindi loro indicano qualcosa che noi non indichiamo. E se poi vado a vedere in inglese, questo ho chiesto conferma perché me lo ricordavo ma non ero sicuro, hanno due tempi semplici all'indicativo e 10 tempi composti, con dei futuri che sono delle cose complicatissime. Ecco. È una cosa complicatissima, però accidenti, come sarebbe interessante sviluppare un'attività interdisciplinare insieme agli insegnanti di lingua mirata a fargli capire perché, quale significato portano questi diversi futuri, perché anche ragionare sulla diversa capacità di significazione delle diverse lingue, no? Quella cosa che chiunque sia un po' appassionato di musica magari ha notato in una fase della sua vita, nella fase diciamo anti-musica italiana, okay? No? I testi inglesi sono molto più sintetici e molto più efficaci di quelli italiani, poi in realtà magari crescendo uno inizia a pensare che è perché le capisce meno, e certe frasi che in inglese suonano bene tradotte in italiano diventano un po' non tanto poetiche, eccetera eccetera, però insomma ci sono delle differenze significative tra le lingue, e l'idea di poter superare questa barriera disciplinare, no? Per cui lo studio dell'inglese non ha niente a che fare con lo studio dell'italiano, in realtà stiamo studiando delle lingue, possiamo servirci, certo, unici e coerenti perché sono lingue diverse, ma anche di un confronto per vedere le diversità. Molto interessante sarebbe, per esempio, anche lì per me è più complicato capire come, ma insomma, avendoci dei parlanti arabo nelle classi, cercare di appoggiarsi a loro per riflettere un pochino sulle diversità di comportamento della lingua araba, che significa valorizzare la loro origine culturale, quindi anche riconoscere un'importanza a questa origine, no? Lavorare sull'intercultura non è semplicemente lavorare sul fatto che si mangia diversamente e bisogna accettare le differenze, ma è anche lavorare sul fatto che ci sono delle culture che entrano in contatto, che sono confrontabili, sulle quali si può riflettere e che hanno
la dignità necessaria a diventare argomento di lezione, di discussione in classe, secondo me sarebbe molto molto valida come prospettiva, con questo problema che appunto è quello della progettazione, del momento dell'elaborazione, andare allo sbaraglio. Non lo farei mai, confesso che su alcune cose un pochino lo faccio fidando sul mestiere, sull'esperienza, queste no, perché rischia di essere estremamente controproducente introdurre cose. E poi il passaggio successivo è, va bene, ho capito che ci sono delle informazioni che devo conoscere per capire la frase, ma di fronte a un romanzo, il cui autore magari mi è completamente ignoto, io mi ricordo un fantastico professore dell'università che purtroppo non c'è più, che si chiama Francesco Orlando, che parlava proprio del fatto che ci sono dei testi di cui si è perso talmente, come dire, notizia del contesto, che sono stati letteralmente fraintesi, testi comici del 600 che vengono interpretati come testi tragici dall'800 in poi, o che so io, il grande padre putativo del surrealismo, no? L'Otreamont, che non esiste, e uno dei motivi per cui è del surrealismo è che l'Otreamont non si sapeva chi fosse, e questo ha indotto, come dire, una interpretazione, forse addirittura un fraintendimento del significato dei canti di Maldoror, no? Quindi farli ragionare sul fatto che nel momento in cui produco un messaggio scritto, un testo scritto, alcuni elementi che fanno parte del contesto li devo recuperare all'interno del testo, e che ci sono varie strategie per farlo, e spingerli a cimentarsi con questa necessità, no? Quindi gli do una serie di messaggi che hanno una evidente componente deittica, e ponendo dei vincoli tipo le parole, le espressioni intrinsecamente deittiche non le potete modificare, cercare di riformulare, quindi di inserirle in un contesto testuale a questo punto, che permetta la comprensione anche di quegli elementi deittici che altrimenti non sarebbero comprensibili. Fatto bene come esercizio permette anche di capire che la testualità è fatta anche di come dire, di non solo di rimandi anaforici, cioè non è che l'unico modo che ho per capire la sequenza logica di un testo è la spiegazione grammaticale, ma c'è una questione di accostamento dei significati che mi permette di appunto avere una comprensione complessiva. Quindi dalla riflessione sulla deissis si arriva a quello schema che dicevo all'inizio, no? Si parte dalla comprensione di un testo e ragionamento sul testo, ma poi si va e si usa la competenza linguistica per la produzione di un testo, e magari anche per superare delle difficoltà che hanno nella produzione di un testo. Qui faccio l'esempio: il naufrago sull'isola deserta scrive sulla sabbia "sono qui, venitemi a salvare", e così diventa comprensibile una frase che presa da sola non è comprensibile. Allora, questo invece è il momento, come dire, più laboratoriale. Esistono varie piattaforme per fare dei questionari, di alcune ho anche un po' parlato in passato. Questa qui è molto utile per un'applicazione particolare, cioè permette una verifica immediata degli apprendimenti. Permette di aggirare il problema che abbiamo tutti quanti, che è quando faccio una domanda per vedere se hanno capito, rispondono quelli più estroversi, e ci sono una parte significativa della classe che si nasconde dietro le risposte degli altri e non ha modo di verificare. Questo strumento qui mi permette di porre domande con il limite delle 4 risposte, ma mi permette di rispondere a di porre delle domande e ottenere una risposta da tutti, individuale, perché io avrò dato uno di quei foglietti che vi ho distribuito a tutti quanti, e questo mi permette di verificare tutti quanti quanto stanno seguendo, quanto non stanno seguendo. Allora, qua vi faccio vedere com'è la piattaforma una volta che sono in. Bisogna fare un account, l'account è, non chiede di spendere, dire gratuito è una cosa, perché non si sa mai quali poi sono le cosa se ne fanno loro dei dati che gli dai, diciamo, ecco. Gli dai delle informazioni, però non c'è una fuoriuscita di soldi non c'è stata una fuoriuscita di soldi dal mio patrimonio personale verso la piattaforma Plickers, e non ci sono funzioni che sono, come dire,
demandate a un livello superiore, cioè a differenza di altri che hanno un'offerta base, un'offerta premium, l'offerta premium è a pagamento, questo qua funziona integralmente così. La prima volta che si usa un pochino quello che si chiama l'effetto Las Vegas, fa un po', adesso lo vedrete, che c'è un che di fantascientifico il tutto, ma usandolo più di una volta si supera velocemente questa cosa e i ragazzi si abituano molto velocemente a farlo. Allora, come funziona? Io devo attivare online la piattaforma e poi devo aver scaricato su un tablet, su un dispositivo smart qualunque, cioè sia per iOS che per Android, questa cosa, la app di Plickers, che ha questo aspetto qua, ve lo faccio vedere così. Allora, distribuisco questo set di carte, le carte, se guardate, sono numerate, il che mi permette di creare la classe, cioè io posso associare un nome ad ogni carta e posso distribuire sempre la stessa carta allo stesso alunno. Adesso nella dimostrazione che facciamo qui questa cosa non succederà, ma io ho le mie classi, vedete che sono, poi uso tutti i pseudonimi perché non so bene cosa se ne fanno delle informazioni, quindi non gli do informazioni, uso soprannomi, pseudonimi, nomi di classi che non esistono eccetera, però vabbè, sono io che probabilmente un po' esagero, e poi posso crearmi una serie di domande, vedete che ne ho di diverso tipo, geografia, storia, eccetera, eccetera, grammatica, per i lincei me ne sono create 3, perché ovviamente volevo semplicemente fare una dimostrazione. La creazione della domanda è semplicissima, perché c'è il pulsante nuova domanda e c'è lo spazio per formulare la domanda, le 4 risposte e indicare qual è la risposta giusta. Poi la cosa che devo fare è legare la domanda alla classe, cioè devo fare quello che qui chiama coda, perché sennò poi non mi fa visualizzare lì sopra la cosa. Quando avvio l'esercizio, io vado su Live View, quindi scelgo la classe, vado su Live View, eccolo qua, adesso vedete che non si vede nulla, ma io dalla app seleziono la domanda ed eccola che compare lì. Cerco di visualizzare la schermo intero così magari vedete qualcosa. Posso anche far sparire questa parte qui, d'accordo? Se voi guardate i foglietti che vi ho dato, quei foglietti lì hanno quattro possibili come dire, orientamenti. Ogni orientamento corrisponde a una lettera che corrisponde alla domanda. Quindi adesso vi pregherei anche di sbagliare qualcuno di voi la risposta, magari non tutti, così faremo una dimostrazione. Dovreste alzare il foglietto orientato con la lettera che ritenete la risposta giusta verso l'alto, e io con l'app scannerizzerò tutte le risposte. Dovreste evitare di mettere le mani sul nero, perché sennò non la legge. Se voi guardate, piano piano che legge le risposte, compaiono sulla destra i segnali che le risposte sono state lette, per cui ciascuno di voi può rendersi conto quando la vostra risposta è stata letta. Ok? E vedete bene che sta leggendo le risposte. Io vorrei leggere quella là in fondo, ma è un po' piegata, potresti metterla un pochino più diritta. Ecco, legge le risposte di tutti quanti. Adesso è sparita la... Ah, stava, perché stava cercando di... me l'aveva detto, stava cercando di farvi vedere cosa succede qua dentro. Ha letto le risposte, io in questo modo ho modo di controllare le risposte di tutti quanti. Tra l'altro vedete bene che l'immediatezza dell'esercizio è tale che copiare la risposta non è una cosa facilissima, perché si fa abbastanza rapidamente. Adesso qui è un'aula grande, siete tanti, in una classe di 25 persone si passa in un attimo e si fa tutto. Quando ho avuto la risposta, a me dà subito il segnale, veramente, scusatemi, avete sbagliato forse un po' troppo, a me dà il segnale, ma io posso farlo vedere anche a tutti quanti, chi di voi ha sbagliato la risposta e chi l'ha fatta giusta. Si può ovviamente ragionare sulla natura dell'errore e poi posso andare avanti. E passo alla domanda successiva,
che mando, e lì compare la domanda successiva. Qui è vero o falso, quindi le risposte possibili sono due. Di nuovo il meccanismo è: voi alzate il foglietto, raccolgo le risposte, c'è un pulsante scan, raccolgo le risposte. Prima siete rimasti scottati, adesso state rispondendo tutti giusti. Il che è, tradotto nei termini della, come dire, prevedibili, opinione più diffusa su noi. Sì, l'ho detto perché io so, le carte sono numerate, io posso associare il nome del ragazzo ad ogni carta e poi devo semplicemente avere l'accortezza di dare al ragazzo la sua carta. Certo. Una volta che ho fatto tutta questa cosa qui, lo strumento è interessante perché mi permette di vedere, di produrre dei grafici che restituiscono sia l'andamento complessivo della classe che l'andamento dei singoli alunni. Quindi, che so io, posso prevedere un uso continuativo nel tempo per vedere se ci sono progressi, e questo mi permette una verifica immediata, che ovviamente non è utilizzabile per la valutazione come sistema, ma invece per avere un feedback immediato di quello che sto facendo, mi sembrava interessante farvelo vedere questo strumento. Ovviamente si adatta un pochino a tutto, ho usato questo spazio un po' come scusa per farlo vedere. Ecco, qui adesso non volevo tornare qua, ma mi interessava andare a Plickers. Io non so se sto andando particolarmente lungo, ma ho quasi finito. E dai. Il secondo argomento, e poi in realtà ci si arriva abbastanza automaticamente dal problema dei issi. Di nuovo ci sono degli errori molto ricorrenti che hanno a che fare con la questione verbale. Era la prima volta che li vidi. Prese una decisione che fino ad allora aveva messo a rischio il potere assoluto di Innocenzo III, convocare un concilio, questa decisione che per lungo tempo mette a rischio. Mentre continuava ad entrare, notò una luce dietro la porta. Ecco, questi sono tutti problemi di aspetto verbale. Anche qui la via facile di accesso al problema dell'aspetto verbale, qui mi sono permesso di anche introdurre il concetto di azione perché è comunque una questione di aspetto anche l'azione verbale, no? Cioè è la dimensione lessicale, l'aspetto demandato alla dimensione lessicale, mentre invece l'aspetto vero e proprio è quello demandato alla dimensione morfologica del verbo, per cui cambia il significato dei tempi verbali dal punto di vista dell'aspetto. Guarda, la questione qui è complicatissima. Io, studiando un po', per esempio, ho scoperto che ci sono degli studi di un normale che si chiama Bertinetto, che lavora proprio sulla possibilità di scrivere il tale tempo verbale a una dimensione o l'altra dell'aspetto, e quindi capite bene che, però di nuovo, noi lavoriamo con la scuola media e possiamo trasmettere una regola, poi hanno tutto una norma, poi hanno tutto il tempo di capire che ci sono le eccezioni, che la cosa si può discutere, ma abituarli alla sensibilità del fatto che quando usano determinati tempi verbali, cioè ci sono delle implicazioni semantiche varie di durata dell'azione, di significato, eccetera, secondo me è un buon strumento di stimolare la riflessione, quindi la consapevolezza linguistica. Allora, il punto di accesso, secondo me, è quel lavoro che suggerivo prima di collocare i tempi sull'asse temporale, perché c'è il problema grosso della collocazione dell'imperfetto, che è un tempo del passato, ma rispetto al passato prossimo, cosa avviene prima, dopo, come si colloca? E il fatto di farli ragionare su questa difficoltà presuppone che facilita il fatto che a un certo punto arrivino a capire che c'è una durata nel tempo passato, espressa dall'imperfetto, che il passato remoto non ha. E
nel momento in cui capiscono questo aspetto, questa cosa qui, siamo già arrivati a introdurre l'argomento dell'aspetto verbale. E quindi, di nuovo, farli ragionare su questa differenza. Un esercizio può essere quello proprio di sottoporgli frasi che hanno un'apparenza formale analoga e poi in realtà si rendono perfettamente conto che una va bene e l'altra non va bene. Garibaldi e Re si incontrarono per un'ora. Una buona sensibilità linguistica ti segnala immediatamente che c'è qualcosa che non va nell'idea di poter compiere l'azione di incontrarsi per più di un istante. Garibaldi e Re discussero per un'ora, ripeto, si sembrano grammaticalmente sono analoghe, eppure sono molto diverse al punto che una è sbagliata e l'altra è giusta. Giulio si riposò per un'ora, va bene, Giulio si spaventò per un'ora, accidenti, che bravo Giulio a fare una cosa di questo tipo qui. Io insisto sul fatto che lo scopo non è tanto quello di farli prendere, come dire, consapevolezza e poi magari riprodurre in un'analisi grammaticale il concetto di aspetto, quanto quello di farli riflettere sul fatto che i diversi usi verbali hanno delle conseguenze dal punto di vista di quello che stiamo dicendo, quindi farli proprio riflettere che loro usano la lingua in un modo che ha dei motivi, che è motivato, non è gratuito, no? E l'aspetto, come la deissi, secondo me sono delle buone prospettive proprio per questo motivo qui, perché esulano dalla classificazione che noi insegniamo. Oppure farli ragionare su differenze tipo Luigi si allenava, Luigi si è allenato da 2 ore. Cosa cambia nel significato di queste 2 frasi? Chiedere ai ragazzi di provare a definire le differenze di significato, perché queste 2 frasi, alle volte nei temi che correggo io, sono più o meno intercambiabili, sfugge proprio la sfumatura di significato diverso. E anche qui possibili sviluppi di un lavoro sull'aspetto verbale, vado un po' più veloce ma avevo idea che arrivavo stretto coi tempi, possibili sviluppi sono tantissimi perché insomma le classificazioni qua si articolano moltissimo. Per quanto riguarda l'azione, cioè il livello semantico, il livello lessicale del verbo, si possono distinguere verbi stativi, continuativi, risultativi, verbi trasformativi, verbi puntuali. Farli ragionare sui verbi puntuali è la cosa più immediata, no? Non implicano nessuna trasformazione di stato, hanno una durata istantanea, provate a farli costruire delle frasi con delle costruzioni fraseologiche e un verbo. Cosa che peraltro fanno, no? Perché uno dei modi che hanno per allungare il brodino di un testo è quello di moltiplicare l'incertezza nello svolgimento di un'azione, per cui appunto io lo facevo come esempio prima, ma io ho trovato dei temi in cui inizia ad attraversare la soglia, continua ad attraversare la soglia e quando ancora stava attraversando la soglia finì di attraversare la soglia. Insomma, è uno strumento di riflessione piuttosto ricco. E poi fra l'altro è possibile lavorare moltissimo sull'arricchimento lessicale, perché proprio qua si chiama in causa la dimensione lessicale del verbo, quindi lavorare sui sinonimi, sugli antonimi, sulle perifrasi, su verbi sintetici, eccetera eccetera. È un materiale secondo me molto ricco, che nelle grammatiche purtroppo non è che sia particolarmente sviluppato, certo non in quelle che conosco io. E qui concludo dicendo, allora il modello di lavoro di partenza è quello della comprensione del testo attraverso la grammatica e la produzione del testo, secondo me è più corretto un modello di tipo che è della comprensione del testo attraverso la riflessione, nella produzione del testo, lavorare allo sviluppo di una sensibilità grammaticale dei ragazzi, che è principalmente, prima di tutto, capacità di usare correttamente la lingua e solo in un secondo momento la capacità di formalizzare in un pensiero grammaticale coerente, preciso, magari anche rispondente alle indicazioni nazionali, quello che hanno maturato come riflessione grammaticale, come riflessione linguistica. Io con questo avrei concluso. Sì, sono i foglietti, vi prego, sono preziosi. Ah sì, vi faccio vedere questa cosa. Mi è stato chiesto, ma i foglietti li stampo dalla piattaforma? Sì, in realtà si possono comprare su Amazon quelli plastificati, uno se li può plastificare da solo. Il set di base, vedete che qua c'è la voce Cards, da lì vi scaricate il set di base di 40 foglietti, ve li stampate, potete scegliere dimensioni diverse. Il toner è tanto, io...
li sto riciclando più che posso. Grazie, grazie a Jacopo Fasano, grazie a Mirko Tavoni, a tutti voi. Ci vediamo fra 15 giorni per il prossimo appunto. Me lo ricordo. Grazie a tutti. No, è andato benissimo.